Watta e a tutti Ciurum e benvenuti la giocherina in questo nuovo video spacchettamento, chiamiamolo così, perché sono andata a ritirare, ragazzi, la bellezza di due lettere e la bellezza di questo pacco. Non voglio perdere troppo tempo, insomma, in preamboli. I ringraziamenti ovviamente li faccio già in anticipo ad Anna Polignone e a Nicola Polignone, perché sono due fratelli e mi hanno mandato appunto due lettere distinte, e ringrazio ovviamente in anticipo Daniele Dell'Omo che mi ha inviato questo mega pacco. In ogni caso, la prima cosa che farò, ragazzi, è chiedervi scusa se la qualità del video, ragazzi, non dovesse essere un granché, però sto registrando con la fotocamera anteriore, così insomma posso vedere che cosa vi faccio vedere. Appunto, adesso andrò ad aprire la prima lettera, che è quella che mi ha scritto Anna. Ok, l'ho aperta, ragazzi, vedo già delle cose, ma che bella, guardate che meraviglia, ragazzi, l'ha addirittura incorniciata con un nastro arcobaleno, che meraviglia. Per giocherina ci aveva scritto qui, TBB, non so se riuscite a vedere bene. Allora ci ha scritto: ciao Joke, mi chiamo Anna Pia, ho 15 anni e vengo dalla Puglia. Ti seguo ormai da quasi 2 anni e ne sono fiera. Sei una ragazza fantastica e tanto tanto dolce. E ogni volta che guardo un tuo video non posso fare altro che sorridere. Con i tuoi sorrisi mi rallegri le giornate e io non posso che ringraziarti. Grazie. Grazie per i tuoi video, grazie per tutte le emozioni, grazie di essere la persona che sei. Ok, ragazzi, oggi io mi sono ripromessa di cercare di trattenermi un minimo, perché se no qua scoppio sempre in una valle di lacrime. Tutti i giochi che porti sul canale li rendi unici, perché grazie alla tua sensibilità riesci sempre a trovare del positivo in tutto. A volte quando ci dici che un tuo video non ha tante views mi dispiace tanto, perché penso che una persona come te merita milioni di visualizzazioni e altrettanti iscritti. Però la cosa bella è che a te non importa delle views, perché il mondo del gameplay è la tua vita, e quindi la cosa più importante per te è fare video, che noi iscritti amiamo alla follia. Joke, io spero con tutto il cuore che aver ricevuto questa lettera ti abbia fatto piacere, e ricorda che ti voglio tanto bene, e senza i tuoi video tutto sarebbe più triste. Un abbraccio da Anna Pia. A parte che ci ha fatto tutte le decorazioni, ci ha messo i cuoricini. Allora, vi ripeto, ragazzi, oggi voglio cercare di non piangere troppo come sempre, ma è stata veramente una lettera meravigliosa. Come sempre, ragazzi, non fate altro che dimostrarmi di volta in volta quanto voi possiate essere fantastici. Ringrazio davvero di cuore Anna Pia per questo pensiero meraviglioso, perché è veramente tutta un'altra cosa, ragazzi, leggere dei commenti su un computer e leggere invece un'autentica lettera scritta a mano dalla persona in questione. Quindi Anna Pia, veramente grazie di cuore. Adesso poi vi manderò un bacione a te e a tuo fratello, perché adesso aprirò la sua lettera, ragazzi, quindi ne approfitto per fare un ringraziamento unico. Ok, ce l'ho fatta. Allora, leggiamo anche questa. Cara Joke, finalmente posso scriverti una lettera. Sei una persona stupenda e speciale per me. La prima volta che ti ho visto su YouTube ho pensato: dai, può trasmettermi emozioni. E infatti così fu. Oggi a scuola, quando stavo facendo geografia, abbiamo studiato la Spagna, specialmente Valencia. Pensa te, io vorrei andare lì, abbracciarti, farmi fare un autografo da te e farmi una foto. Tu per me sei tutto e sei anche l'unica che seguo. Mi aspetto da te molti iscritti, perché te lo meriti, e se le persone non ti apprezzano non capiscono nulla. Mi immagino i tuoi genitori, bravi ed educati come te. Mia mamma e mio padre ti hanno sempre apprezzata, ma dai, specialmente in Last Day of June. Che bello. Joke, ho alcuni giochi da proporti, come Oxenfree, What Remains of Edith Finch, Firewatch, Remember Me, dagli stessi creatori di Life is Strange, Imaginary Friends, Staking, The Cave, Hello, Hello, Botanicula, Anfora, Misao, Eevee. Il mio gioco preferito, Child of Light. Che bella sta cosa, ragazzi, che mi ha scritto tutti i titoli, poi tra l'altro tutti in vari colori, cioè così vedete almeno mi posso ricordare quali giochi mi consigliate. Mad Father, un gioco che ti farà cacare addosso, attenzione, a Kemitan, un gioco che ti farà ridere, Jazz Punk. Che dire, Joe, spero che verrai un giorno nella mia città, Foggia. Ci vediamo alla prossima, da Nicola. PS,
sono la persona che gestisce la page di Giocherina, sì, Giocherina Peppi Off, TVB Joke. Che bello, grazie, grazie davvero ragazzi, cioè vedete come possono essere tenere ste cose, veramente non so che dire, grazie di cuore, poi mi ha scritto tutti i giochi ragazzi, che bello, grazie, grazie veramente nell'anima. Cioè allora, a parte già sapere che comunque sono un fratello e una sorella e che entrambi mi seguono, è commovente già di suo così. Io veramente che posso dire ragazzi, veramente grazie nell'anima, perché è bellissimo, cioè ricevere cose scritte direttamente da voi. Ovviamente io queste cose poi le custodirò anzi con una gelosia ragazzi quasi morbosa sicuramente, quindi grazie, 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 grazie veramente di cuore a tutti e due voi, Anna Pia e Nicola. Vi mando un bacio gigante come una casa e un abbraccio immenso, grazie veramente a entrambi. Adesso probabilmente questo video durerà un po', io vi chiedo scusa. È arrivato il momento di aprire questo pacco che mi ha mandato Daniele. All'interno ragazzi, Daniele ci ha messo una tazza, ecco, alla fine me l'ha detto prima che lo aprissi, che purtroppo ragazzi, già muovendo il pacco ci si accorge che purtroppo quelli delle Poste Italiane ovviamente avranno trattato il pacco come immaginiamo, e purtroppo la cosa fragile all'interno, quindi questa tazza si è rotta. Lui mi aveva detto di non farla vedere magari, o di cercare di riaggiustarla prima di farvela vedere, però ragazzi cioè non farla vedere mi sembrava proprio sbagliato, nel senso che comunque è una cosa che lui aveva messo all'interno, quindi mi dispiaceva non farla comunque vedere. Quindi in ogni caso già sappiamo questa cosa, non ho la minima idea di cos'altro ci sia all'interno. Andiamo ad aprirlo, è un po' difficoltosa la cosa anche perché il pacco è un po' grande. Allora, ho aperto qua. Oh mio Dio. Allora, la prima cosa ragazzi che lui ci ha tenuto a sottolineare, la lettera. Io spero di essere riuscita a trattenermi fino ad ora e di riuscirci anche adesso. Perfetto. Allora, Daniele è di Loano, quindi sta in Liguria se non sbaglio. Ciao Giocherina, scrivo questa lettera poiché l'altra l'hai già letta in live. Come stai? Domanda inutile. Sono qui e sto scrivendo sul mio letto mentre riposo il mio ginocchio. Oggi ho fatto tutto di corsa per rendere il tuo Natale anticipato magico. Chiedo veramente scusa per la mia calligrafia, ma sono veramente di fretta. Sono quasi sicuro che le cose che hai appena visto ti piaceranno. Attualmente starei piangendo di gioia, ancora no. Sappi che esigo un video dove farei vedere la roba. Ritornando seri, sono qui per ringraziarti ancora. Grazie perché per me è stato un momento down e forse ancora lo è. Molto probabilmente passerò il Natale da solo. I miei non ci saranno. Che vuoi che sia? Natale è un giorno come un altro. Sai, alle volte mi chiedo come faccio ancora a non aver mollato. A settembre ho perso un amico in un incidente stradale in moto e ancora ci penso. Ho perso la persona che amo, anche se ogni tanto mi cerca. Ho capito di non avere amici veri. Ti voglio chiedere una cosa. Ti sei mai sentita sola in una stanza affollata? Sì. Bene, è come mi sono sentito ultimamente. Restavo inerme a fissare il vuoto. Il problema forse è che mi sono chiuso troppo, pensando che non avendo più rapporti mi faccia meno male. Inizio a pensare di aver ragione. Comunque, detto ciò, sono contento. E se mi chiedessero quale regalo mi piacerebbe ricevere per Natale, risponderei niente. Niente perché l'ho già ricevuto. La tua amicizia, la tua preoccupazione, la tua sincera amicizia. Sai, credevo che non avrei mai avuto il coraggio di scriverti. Molte volte pensavo di farlo mentre guardavo i tuoi video di Life is Strange. E da lì sono passati anni. Poi una sera in live ho trovato coraggio e ti ho scritto. Da quella sera lo schifo, giorno dopo giorno, è diminuito. Ora vediamo se ricordi questa frase del Signore degli Anelli. Molti casi fortuiti si verificano nel mondo, ma sovente quando i saggi si mostrano irrisoluti. Aiuto può venire dalle mani dei più piccoli. Anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro. Queste sono le parole di Gandalf il Bianco. Il tuo aiuto è arrivato nel momento del bisogno. E come già detto, tu hai il potere più potente di tutti. Il sorriso. Grazie, ti voglio un sacco di bene. Non vedo l'ora di conoscerti di persona e ti dico ancora grazie per quelle notti in ospedale con la tua compagnia. Ti auguro un buon Natale, anzi, gioc Natale a te, a Rodrigo, alla tua famiglia, e promettimi che non te ne andrai anche tu da me, come hanno fatto tutti. Sorridi, continua a sorridere sempre.
non farei mai il mio errore, me lo devi, ti voglio bene, se solo qualcuno riuscisse a raccendermi di nuovo. Buon Natale, Daniele. PS, so che non è molto, però mi sono sbrigato all'ultimo, se no fidati, i regali erano molti di più. PS, ora puoi far colazione con una tazza davvero supereroe. Questa è la lettera che mi ha scritto e che devo dire, alla fine non sono riuscita a trattenermi, cioè almeno non sono scoppiata in lacrime, però ve lo dico sempre ragazzi, ve lo ripeto sempre, che sono queste le cose importanti e queste le cose che danno un senso a tutto quello che faccio e non vi ringrazierò mai abbastanza, insomma, per tutto l'affetto che provate nei miei confronti. E la cosa più bella che sempre mi dite ragazzi è: mi hai fatto sorridere. Questo penso sia il regalo più bello che ogni volta mi donate, perché me lo dite abbastanza spesso ed è ogni volta bellissimo leggerlo, insomma, dai vostri commenti, dalle cose che mi scrivete. Adesso andiamo a vedere che cosa ci ha messo Daniele in questo pacco. Me lo devo soffiare per forza alla fine. Quando ho sbirciato prima ho già visto cose che di sicuro mi sconfineranno tanto. Allora, mi dispiace nell'anima, davvero ragazzi, questa qui è la tazza. Vi farò comunque vedere che era una magnifica tazza di Superman, ragazzi. Io ovviamente vedrò di riuscire a magari ripararla in qualche modo, perché in ogni caso, anche se non dovessi riuscire ad usarla, in ogni caso voglio tenerla come ovviamente ricordo, nel senso che comunque è un regalo da parte di uno di voi, per cui ci terrò a tenerla, insomma, da parte. Quindi di questo grazie veramente di cuore, perché è bellissima, quindi grazie comunque per il pensiero. Oddio, 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 grazie, oh mio Dio, che bello raga. Cioè, allora, mi ha regalato, ragazzi, la trilogia dell'Hobbit in Blu-ray. Oddio, che io non ce l'avevo, tra l'altro. Quindi, oh mio Dio, sono tutte e tre, ragazzi, edizioni speciali con due dischi all'interno. Non so che dire. E poi, tanto per aggiungere, c'è anche questa cosa, ragazzi. Sarebbe a dire un cofanetto, oddio, in Blu-ray, ragazzi, del Signore degli Anelli. La trilogia cinematografica. Oh mio Dio, è bello, raga. Oddio, io non ce l'avevo ste cose, ve lo giuro. Voi sapete che io amo il Signore degli Anelli, tant'è vero che mi sono tatuata pure l'incisione dell'anello sul braccio, quindi che dire, se non che oh mio Dio, ragazzi, cioè, no, vabbè, state vedendo cos'è sta roba. Io non so veramente che dire, cioè, porca miseria, manca dire no, DVD, cioè, ma ha preso i Blu-ray, ragazzi, io sono veramente senza parole, veramente sono contentissima, perché non ce le avevo queste cose, non ce le avevo, non le avevo ancora comprate, poi tra l'altro Blu-ray, ragazzi, figuriamoci, quindi cioè, avere l'intera praticamente saga dedicata al Signore degli Anelli in Blu-ray per me è un sogno che si avvera. Quindi grazie, grazie, io sono felicissima, ragazzi, veramente felice. Il video si è stoppato da solo, non ho la minima idea del motivo, però mi stavo entusiasmando per questi meravigliosi auricolari con la manina di topolino. Grazie, vabbè, comunque ci aveva messo pure il... Questa gli è stata una genialata, perché ci ha messo il... il pacchetto di fazzoletti. Grazie veramente nell'anima, sono bellissimi. Adesso andiamo a vedere anche quello, insomma, che è all'interno dell'edizione speciale. Adesso credo di non essermi commossa tanto, perché per questo regalo, ragazzi, già avevo pianto tantissimo quando me l'aveva fatto vedere durante la live. Vabbè, all'interno comunque, ragazzi, c'è il gioco, ovviamente, che è questo qui. Eccolo qua. E all'interno, ecco qui, c'è, oh mio Dio, che figata, nella sua scatolina, non ci posso credere. Oddio ragazzi, guardate sta scatola quanto è carina. E poi si apre così. Oh mio Dio, ma è meraviglioso. Oddio ragazzi, con tanto lì. Oddio, ma è bellissimo. Io ho sempre sognato di avere una riproduzione dell'Anello del Potere, quindi c'è già azzeccato in pieno con tutto, con qualsiasi cosa. Oddio ragazzi, è bellissimo. Sì, cioè... Di sicuro è tipo in acciaio, ragazzi. Adesso di sicuro non lo vedrete bene, ma è veramente fantastico. Cioè, che posso dire, ragazzi? Cioè, sono senza parole, eccolo qua. Oddio, non metterà mai a fuoco, di sicuro. È bellissimo, ragazzi. Questo, cioè, oddio, un peccato pure usarlo. È veramente meraviglioso. E ti giuro che c'è azzeccato in pieno, perché allora, a parte che gli auricolari, per esempio, me li devo comprare. Le varie trilogie, nel senso, l'Hobbit e il Signore degli Anelli, non ce le avevo. Quindi comunque
comunque prima o poi di sicuro le avrei comprate, le avrei dovute comprare, era proprio d'obbligo. E a parte che l'ombra della guerra non ce l'avevo ancora, quindi prima o poi l'avrei comprato, ma poi ragazzi, una riproduzione così figa dell'anello del potere, cioè, me la sognavo comunque. E in ogni caso ti ripeto, prima o poi avrei voluto comprarmi una riproduzione dell'anello del potere, per cui praticamente hai azzeccato in pieno tutte le robe che hai messo qua dentro. Quindi cioè veramente io il pacchetto di fazzoletti me lo conservo, ovviamente. Cosa posso dire? Daniele veramente non mi hai vista piangere, perché ero felice più che altro. Quindi cioè la gioia e il sorriso sono riusciti a superare la commozione, ecco, diciamo così, perché comunque so veramente, ragazzi, l'affetto che mettete dietro quello che mi dite, in questo caso dietro quello che mi mandate, siano lettere, siano regali, quindi sono felice, veramente, ma non per aver ricevuto regali in sé, per l'affetto, ragazzi, che ci mettete dietro. Quindi la felicità ha superato la commozione per una volta. Quindi che cavolo posso dire di più, se non, ragazzi, che queste di sicuro sono le cose più belle che potete regalarmi. E direi che questo video è durato forse anche troppo, però insomma era assolutamente necessario che vi mostrassi e vi leggessi tutto. Grazie, grazie, grazie veramente nell'anima a Daniele per tutti i regali, per le splendide parole soprattutto. Grazie, grazie, grazie dal più profondo del cuore, davvero. Io spero che quando vi ringrazio, ragazzi, si noti la sincera gratitudine che provo nei vostri confronti, perché mi sentirò per sempre in debito con voi, questo ve lo dico sempre. E ringraziare purtroppo è l'unica cosa che posso fare e non mi sembra mai abbastanza, per cui spero che si noti la sincera gratitudine nei miei occhi e nelle mie parole. Grazie, grazie davvero a Daniele e grazie davvero di cuore anche ad Anna Pia e Nicola, grazie veramente nell'anima. Io vi mando un saluto, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, e grazie ancora. Ciao.